Buonasera a tutti, penso che possiamo iniziare, sono le 5:30 e benvenuti a questo nuovo incontro di Retroscena, grazie alla compagnia di essere qui con noi, tutti gli autori. Sei Losangio c'è l'autore in scena fino al 7 di maggio al Teatro Carignano. Allora, senza perdere tempo, io chiederei subito al regista e attore Valerio Pinasco di parlarci di questo spettacolo, soprattutto di un aspetto che anche nelle note di regia viene subito messo in luce, cioè questa dimensione dell'ascolto. I personaggi sono ascoltati da gli attori, questa compagnia enorme che presta orecchio ad una vicenda, ad una storia, e quindi in che senso questa dimensione dell'ascolto è stata importante nella elaborazione di quest'opera? Vedo questo, vari. Sì, allora, la storia dei sei personaggi in cerca d'autore è un pasticcio, no? Scritta proprio come un pasticcio, lo dico come pasticcio, se si dice in francese sembra più degno di letteratura, è un pasticcio. Pirandello racconta molto bene che durante le prove di una commedia, prove che non stanno riuscendo particolarmente bene, di una commedia che si chiama Il giuoco delle parti, sempre Pirandello, una compagnia di attori prova molte difficoltà, si incasinano, e che compagnia descrive Pirandello nell'originale, nel testo originale, quello che noi abbiamo un po' modificato per favorire l'ascolto? Descrive una compagnia di teatranti della sua epoca, per cui c'è la prima attrice viziata, il primo attore pieno di ego, il regista ottuso e stupido. Mette in scena un po' la parodia di un gruppo teatrale dei suoi tempi contro i quali lui voleva anche un po' scagliarsi e segnalare una crisi. Queste persone, chiamiamole, loro sono le persone, poi sono i personaggi, se non ci confondiamo. Queste persone, questi attori, non offrono nessun ascolto ai sei personaggi quando si presentano in scena. Li scambiano per dei matti, li scambiano per figure contro i quali ingaggiare una battaglia per chi ha più diritto a stare sul palcoscenico o meno diritto. Dico, noi siamo grandi attori, siamo gli artisti, voi non siete nessuno, sostanzialmente. Quindi negano l'ascolto. Per fortuna, per fortuna c'è il regista, che pur essendo una persona ottusa, anche lui malato di tutti i vezzi e i difetti del teatro di quell'epoca là, invece è incuriosito, giusto perché non ha idea di come si possa mettere in scena il gioco delle parti di Pirandello, dice ma quasi quasi, proviamo a vedere se la commedia che ci propongono questi pazzi è abbastanza interessante. Travolto un po' dall'energia con cui questi personaggi vogliono raccontare la loro storia, li lascia fare molto malvolentieri. Gli attori, molto malvolentieri, li lasciano fare, protestano, litigano, insomma non si trovano. Quindi non hanno ascolto, sostanzialmente. Mi è sembrato invece interessante mettermi nei guai e dire proviamo a vedere se invece gli danno ascolto. Cioè se c'è una compagnia, tipo questa, con queste facce, con questi occhi, con questa energia, con questa bellezza, che sta facendo delle prove. Anche loro provano a fare il gioco delle parti, no? Anche loro non ci capiscono per praticamente niente, ma hanno entusiasmo, hanno voglia di fare, hanno il coraggio di dire più forte che possono, siamo attori, vogliamo emozioni forti, vogliamo andare fino in fondo a tutto ciò che serve per fare bene oggi il nostro mestiere. Ed ecco che quando si presentano i sei personaggi, che sono delle figure inquietanti, ma anche molto energetiche per sotto certi aspetti, di fronte alle prime perplessità del regista che dice ma scusate ma che volete, noi non abbiamo tempo, noi dobbiamo fare le prove, gli attori stessi dicono ma un momento, questa è gente interessante, stiamo lì a sentire, cerchiamo di capire che cosa vogliono da noi ma soprattutto che cosa possono darci, perché una delle premesse è questa compagnia che sta lavorando, capitanata da Prode Yuri Ferrini, che è il loro regista, denuncia una certa difficoltà, cioè sono arrivati di fronte a una giornata in cui c'è il blocco creativo del regista, il blocco creativo degli attori. Quindi l'arrivo dei sei personaggi non è più un ostacolo per mettere in scena la loro grande alterità, la loro arte,
ma è l'occasione di fare qualcosa che nutra la loro curiosità, la loro esistenza di artisti. Ora, qualunque artista che è degno di questo nome, io spesso non sono degno proprio perché non faccio quello che sto per dire, dovrebbe essere non aperto ma spalancato, famelico di incontri, di novità, di incontri di energie, di scambio di esperienze. Questi ce l'hanno proprio addosso, naturale, sono anche tutti, la maggior parte loro, tutti sono allievi ancora di una scuola di recitazione. Quindi avviene l'ascolto. Questi personaggi per la prima volta, dopo 102 anni, quanti sono, Drago? 102, per esperto, di Gardero. 102 anni, vengono ascoltati, cioè, forza, calmatevi, genicano, raccontateci la vostra storia, fateci capire perché ne avete così tanto bisogno e noi cercheremo di capire perché ci sembrate così tanto interessanti e necessari per creare qualcosa di buono anche per la nostra arte. Concludo questa prima mia risposta dicendo che è vero che i sei personaggi sono il più famoso, il primo e forse l'insuperato testo che parla di quella cosa che si chiama il teatro nel teatro, che a noi oggi sembra abbastanza un argomento facile da affrontare, no? È facile vedere film, vedere spettacoli che parlano di attori alle prese con il loro lavoro, però è una cosa che ha inaugurato con questa profondità Pirandello, anche Goldoni che ha scritto l'arte della commedia e raccontò la storia un po' parodistica, anche quella degli attori alle prese col capo comico, eccetera. Però Pirandello è quello che battezza il teatro in teatro. Beh, questa frase per me vuol dire poco o nulla. E invece penso che i sei personaggi parli, sì, di teatro nel teatro, ma facendo un focus molto attento su un aspetto del teatro, che per me è premier, poi più importante. I sei personaggi cercatori parla di recitazione, cioè, e mette in scena in maniera mirabile, e noi l'abbiamo sottolineato tanto questo, l'incontro magico, in questo caso, perché Pirandello aveva anche la penna un po' magica, lo vedremo poi con i, non so, i giganti della montagna, no? L'incontro in carne ed ossa fra un attore e quell'entità che per lui è così importante, che è il personaggio. E come sia possibile e quanto, e forse non sia possibile, delimitare queste due entità, cioè che fra una persona e un personaggio alla fine il confine sia così labile che uno entra nel territorio dell'altro e insomma, questo però è ciò che piace molto alla filosofia di Pirandello e dei pirandelliani. Ecco, rispetto al rapporto tra attore e personaggio, cioè, senza voler essere troppo pirandelliani o cervellotici, questa è una domanda che farei un po' a tutti per provare un po' a discutere di questo, cioè questi personaggi che noi vediamo apparire sulla scena, che entità, che statuto hanno sul palco? Questi attori che nel frattempo sono personaggi ma devono proporsi a dei giovani attori, sono tantissime immagini ovviamente che ci hanno consegnato grandi maestri del teatro, fantocci di parole delegati in pelle, dice Antonio Tarantino, stati di coscienza, Leo De Bernardinis. Chi sono i personaggi su questa scena? Quindi lo chiedo a colui che lavora con i giovani attori, che è il direttore capocomico, poi anche ai vari personaggi. Yuri. Beh, come diceva giustamente Valerio, è un incontro sconvolgente per tutti noi. Semplicemente il direttore, il capocomico, un po' più vecchio, quindi si mette in mezzo, anche quasi un po' all'inizio come fosse un pericolo averli in mezzo al palco, perché non sanno chi sono. Si sono infilati lì, hanno questo aspetto, hanno il trucco, un po' come se fossero fantasmi, fanno un po' paura. E piano piano nasce questo interesse, però appunto non essendoci un autore, perché loro cercano un autore, chiedono a lui, al capocomico, di farlo. E il capocomico dice, ma non sono capace, non l'ho mai fatto. Però effettivamente avendoli davanti provano a raccontare questo dramma che effettivamente si sente vibrare, no? E quindi è tutto un lavoro sull'ascolto, anche teatralmente, per esempio tutta la parte dell'ingresso dei personaggi, per me è un lunghissimo piano di ascolto, che ogni volta bisogna che faccia finta di non... Cioè, beh, ogni volta faccia finta,
Cioè, non ci capisco niente, no? Nel senso che... No, sono mulinelli verbali, cioè vanno in un punto per ritornare indietro, cioè ci raccontano pezzi della loro vita e poi quando arriviamo al solco dico, beh, ma questo però non si può rappresentare, dice no, ma questo è l'antefatto. E allora lì è proprio sull'ascolto, è un lavoro collettivo di grande ascolto insieme, e anche di gruppo, non voglio togliere le parole di Valerio, però ricordo quando dette l'indicazione, c'è un gruppo, un coro, non è fatto da anonimi, ma da singole personalità, ognuno ha la sua, con i suoi caratteri, poi loro girano i ruoli, no? Il gruppo, quindi stasera probabilmente ci sarà un'altra Silvia, un altro Venanzi, altri, insomma, cambiano i ruoli, mentre i personaggi sono loro e sono emozionanti anche. Ecco, ma rispetto proprio anche allo... questa è una domanda che riguarda sicuramente lo spettacolo, ma forse anche in linea più generale il vostro lavoro con gli attori e da attori, il rapporto e soprattutto questo prestare ascolto, da cui poi nasce anche una commozione, un pathos degli attori rispetto ai personaggi che vedono, e che è un po' un paradosso dell'arte, nel senso un po' come piangere il destino di Anna Karenina, pur sapendo che è una donna di finzione. E quindi chiedo ai personaggi che invece vivono slegati dall'essere cioè vorrebbero essere delle vite incarnate, ma non lo sono ancora, o un autore non li ha ancora definiti. Ad esempio, la Finiastra, Giordano Fagiano, che è uno dei personaggi più energici, anche forse senza soluzione sul palcoscenico, come vive questa, o come prova a vivere questa Finiastra? Allora, io in pubblico parlo malissimo, cercherò di fare del mio meglio. Qual è la domanda? No, ho bisogno di più chiarezza, perché mi sono assolutamente critico, un po' più grande di altri. La Finiastra noi la vediamo carica di vita, anche di partecipazione sul palcoscenico, cioè molto energica, questa è la percezione, no? Però poi di fatto lei sta cercando di essere scritta, quindi sta cercando qualcuno che... Sta cercando non di essere scritta, ma di essere rappresentata. Credo che loro da quando sono nati non sappiano che cosa vuol dire essere attori che interpretano, non credo che loro vivano nella condizione di volere altro da quello che già sono, di essere, hanno l'ambizione di essere altro rispetto, almeno la Finiastra non ce l'ha, forse la madre a un certo punto capirà che l'unica sua ragione di vivere potrebbe essere un'altra, ma la Finiastra invece ha solo bisogno di essere rappresentata perché lei ha le scene che rappresenta, è come se lei girasse col copione, o anzi no, nemmeno col copione perché lei non recita, è come se lei girasse con la sua storia e chiedesse semplicemente di essere ascoltata. E quindi tutto quello che mi guida dall'inizio dello spettacolo fino alla fine è una grande voglia di essere ascoltata. Ed è anche una condizione che appartiene anche al mio essere attrice nel 2023, in questo mondo difficile in cui il teatro fa fatica molto spesso a offrire opportunità. E io mi sento molto fortunata e questa fortuna, questo privilegio che io ho, lo vivo tutte le sere in scena, ma allo stesso tempo mi rendo conto che è molto difficile essere ascoltati e quindi quello che io porto in scena tutte le sere è vi prego ascoltateci e niente, spero di aver risposto. E la Finiastra alla fine riesce ad essere ascoltata? Sì, lei ha la fortuna di essere ascoltata e sì, lei vuole rappresentare, infatti lo dice anche il figlio, dice che lei le due piangono, basta, finito, cioè lei ha bisogno di fare la scena col padre, ha bisogno di fare la scena con la bambina, la scena con il fratellino e basta, per lei proprio solo queste tre scene, alla fine le sue cose sono la sua esigenza si riduce a tre scene, ma per lei va bene, lei non sa che cosa vuol dire essere o fare altro. Ecco, il rispetto
rispetto al fatto che la figliastra abbia un'esigenza proprio di essere rappresentata, di essere vista, di essere capita anche. Basta, scusami. No, figurati, però sono temi molto attuali. Al contrario, invece, dall'altra parte c'è una polarità un po' opposta, che è quella del figlio, che si sottrae anche non soltanto proprio fisicamente, prossimamente a questo coro enorme di anime dantesche, ma anche proprio alla volontà di essere rappresentato. E allora c'è una contraddizione tra i due, che poi è evidente nel modo in cui si guardano in Cagnesco, oppure in fondo anche il figlio ha un'esigenza recondita di essere capito, rappresentato? Anche questa è una domanda molto difficile, ma personalmente rispetto a quello che dicevi prima riguardo ai vari registi che col tempo hanno affrontato sei personaggi, nella prefazione Pirandello dà dei tratti, anche seppur molto brevi, a proposito delle varie figure, e il figlio, che sono andato a leggere chiaramente prima di iniziare, e sul figlio dà delle indicazioni difficili, ma che poi si sono, diciamo, concretizzate nel lavoro di ogni volta con Valerio. Cioè, per Pirandello il figlio nega la rappresentazione della cosiddetta commedia da fare, quindi della storia della famiglia che il padre e la figliastra vogliono portare in scena, ma in realtà cerca, e qua cito praticamente a memoria, cerca un autore che non sia drammatico. E questo è un vuoto, come posso dire, di significato, nel senso, non è un significato così preciso, ma l'attore, secondo me, che avrà il figlio, dovrà ogni volta cercare di colmare. Cioè, cosa vuol dire un autore non drammatico? Spesso, più volte, durante il corso delle prove, c'è stata l'analogia autore come Dio, probabilmente, cioè qualcuno che vada oltre il fatto di rappresentarsi e di vivere tutti i giorni con chissà una situazione di serenità fuori dalla rappresentazione. Altre volte, per esempio, nel corso delle prove, sempre sul suggerimento di Valerio, è uscito, seppure in maniera così accennata, più di un riferimento ad Amleto, nel momento in cui nella prima scena nega il gioco che tutti gli altri stanno facendo, nel senso che sì, tutto questo mantello è nero, tutti voi siete disperati, perché queste sono azioni che un uomo può recitare, ma il mio dolore va oltre la rappresentazione. Però alla fine c'è una rilettura dei sei personaggi, per cui probabilmente il teatro e quindi anche il figlio anche per il figlio il teatro potrebbe essere una soluzione, quindi il fatto di non volersi esprimere non vuol dire non volersi realmente esprimere, non so come per dire, cioè cerca di andare oltre la rappresentazione, ma alla fine sulla terra che cos'è? E cosa c'è se non è una rappresentazione? Non so. Però ecco, cioè è un non finito, non so come per dire. Serpente che si maggior corso. Beh, è un elemento molto interessante, e anche rispetto a quel rapporto che lui instaura con la madre, Sara Bertelà. Una figura che, appunto, dicevamo anche prima, oltre ad essere anche, coreograficamente sul palcoscenico, non lontano perché sta in mezzo agli altri, ma ha un suo modo di muoversi, almeno da spettatore, secondo me molto diverso rispetto agli altri, e anche un modo di... No, non lo so, ho colto questa cosa, magari non è intenzionale, non era... Però... Cioè come si muove? Beh, sicuramente. Beh, comunque, secondo me, in un modo, ha una sua presenza... Sì, ma capisco, è giusto, capisco cosa volevo dire. E quindi? E quindi mi chiedo, questa madre, sì? Che è forse il personaggio più, irrisolto sul palcoscenico? Allora, mi collego un attimo a quello che dicevi dei personaggi.
E cioè la cosa bizzarra e anche molto legata al nostro mestiere è che quando Sara Vertelà va in scena è una persona che fa il ruolo della madre, che è un personaggio e che ha il nome di personaggio anche per Pirandello, ma Pirandello dice che tra i sei personaggi è il meno personaggio di tutti, perché la descrive come naturalità, come se fosse talmente presa dalla sua parte, cioè da questo dolore, da questo senso di colpa, dall'amore per i figli, un amore che non è riuscita a coniugare in felicità per i figli, cioè in felicità, ma invece ha coniugato in infelicità per i figli, in disperazione per i figli e quindi per se stessa. Quindi il paradosso che si porta dietro la madre è che è descritta come un non personaggio, ma come quella più viva. D'altra parte però io mi chiedo, quando noi nella vita siamo bloccati in una situazione, cioè siamo bloccati dentro una tragedia, dentro un evento che ha sconvolto la nostra vita e non ci smuoviamo da lì, in realtà forse siamo ancora più personaggi che persone, nel senso che siamo bloccati, che non vediamo più un orizzonte. Quindi mi sto molto interrogando, e mi interrogo con voi, su quale sia il confine, ed è anche la domanda che spesso fa il padre al capocomico: ma lei chi è? Cioè il capocomico chiede, scusate, il padre Valerio Binasco chiede al capocomico Iuri Ferrini: ma lei chi è? Cioè questo confine tra la persona e il personaggio è complesso, che è poi quello che noi attori ci portiamo addosso quando dicono: ma tu come interpreti il personaggio? Quanto ti cali nel personaggio? Quanto diventi il personaggio? No? E ci sono tante sfumature in ognuno di noi di come si affronta un personaggio. Si arriva sempre a due parole, secondo me, che sono ascolto, quella con cui abbiamo iniziato, e gioco di squadra, che è quello che accade in modo assoluto. E qui dico anche un'altra cosa, anche se forse non ti sto rispondendo, scusami, poi se mai torno alla madre, non lo so, che la bellezza di questa storia e il modo in cui Valerio l'ha affrontata lo mette ancora più in evidenza. Secondo me Pirandello non si era neanche reso conto di questo, cioè che ci sono sei personaggi in relazione alla compagnia, e quindi la storia non è dei sei personaggi, ma dei sei personaggi che la raccontano alla compagnia, in questo modo la raccontano il pubblico. Quindi è come se avesse fatto la massima estensione di quello che è il teatro, che è proprio questo rapporto costante, dove qui l'ascolto quindi è doppio. E secondo me il fatto di interrogarsi su questo mistero di persona a personaggio è talmente riscontrabile negli spettatori che credo che sia proprio uno spettacolo coinvolgente e pieno di complicità tra noi personaggi e gli attori che fanno i personaggi dei ragazzi, e tra voi che siete personaggi del pubblico in questo caso e che siete dei misteri come noi. E comunque la madre, un'altra cosa che voglio dire, Valerio Binasco ha regalato alla madre parecchie cose, e cioè ha regalato alla madre, ha messo a fuoco un aspetto che Pirandello aveva già messo a fuoco, cioè la madre è l'unico personaggio che non vuole rappresentare quello che ha vissuto, come invece vuole fare assolutamente la figliastra e anche lui, ma soprattutto la figliastra, che vive per rivivere quei momenti. La madre non vorrebbe assolutamente rivivere quei momenti. Ecco Andrea, un altro dei ragazzi. L'unico che abbiamo presentato grazie al fatto che è arrivato in ritardo, ovviamente. I vantaggi della disciplina. Allora. La madre. La madre. Vuole vivere. No, il dono, sì, esatto, ma ha voglia di vivere la scena che non c'è stata con questo Giovanni Drago, che non ne vuole sapere del suo amore, perché ovviamente essendo stato abbandonato dice: ma tu chi sei? Non ti riconosco come tale, come madre. E quindi in questo modo abbiamo messo a fuoco il fatto che un personaggio, che poi Pirandello dice il meno personaggio di tutti, quindi persona, incita il capocomico a farla recitare, a farle vivere quella scena che non è stata vissuta, perché il figlio ha taciuto e lei pure non è stata in grado di dirgli una parola, per cui lo supplica di fare cosa? L'attrice.
E quindi torna il gioco, e questo molto grazie al nostro regista Pinasco. Ecco, rispetto al gioco. Rispetto al gioco, è una domanda importante, ma tu chi sei? Perché io non so chi sei. E fai? Dottore di ricerca all'Università di Torino. Ok, adesso va bene. Assistente di Amanda Pervini, quindi ci siamo presentati, mi sono presentato anch'io. E, allora, tornando al gioco, chi sei? Un elemento interessante rispetto a questo spettacolo, sono istruito su ciò che non devo dire per non fare spoiler. Quindi, si può fare. Ho scritto 122 anni fa. Però ci sono degli elementi che in realtà emergono, ma sì, non ti preoccupare, spoiler tranquillo. Allora, allora possiamo dire che uno degli elementi ricollegandosi al gioco sia anche questa lività, questa leggerezza che viene riscoperta all'interno dell'opera di Pirandello. Sì. È qualcosa che c'è già dentro Pirandello? Sì, c'è. Mi dispiace che sia così cervellotico Pirandello. Infatti anche noi proviamo a parlarne, è difficilissimo, ci andiamo a incervelloticare la mattina, no? ed è un peccato. Credo che anche questo per lui fosse un grande gioco. Io devo dire, non sono uno che ha amato tanto questo autore nel corso della sua vita, non tanto. Lo trovavo appunto cervellotico, pesante e noiosissimo, con linguaggio teatrale così, anche perché mi era arrivato nelle orecchie attraverso delle messa degli spettacoli che invece si vestivano molto volentieri con gli abiti del pirandellismo, ed è sicuramente una strada dignitosa, importante, che però c'è già stata e quindi non avevo bisogno di ripercorrerla. Ho pensato che volevo liberarmi di tutto ciò che di Pirandello non mi piacesse per niente. Il linguaggio, che è un linguaggio molto bello da recitare, però anche da alleggerire tantissimo, e non volevo prendere sul serio la sua filosofia. Lui è un autore, Pirandello, molti di voi lo sanno, altri lo stanno per scoprire adesso, che con il pretesto di fare della drammaturgia, cioè di fare una commedia, lui, lei, l'amante, le solite cose della commedia, e buttava dentro delle lunghe pagine dove i personaggi invece si esprimevano attraverso dei dialoghi filosofici. Perché questo accadesse aveva bisogno di un protagonista, grande filosofo, un po' portavoce di Pirandello, e degli antagonisti un po' sbalorditi, citrulli, che non capivano, cioè, ma cioè, quindi portavoce del pubblico sostanzialmente. E lui si permetteva di fare queste commediarie. Questo ha fatto sì che sembrasse la scrittura di Pirandello una scrittura seriosa, professorale, abitata da dei personaggi cavernosi, dove la caverna corrispondeva al cervello, no? Che uscivano un po' con la testa, dicevano delle grandi verità, si ritiravano dentro. Cioè. In realtà quello che ho scoperto, non so se è vero o se non è vero, ma l'ho scoperto e quindi ne sono felice, è che in realtà c'è tanto gioco dentro questo autore. È un autore divertente, è un autore libero, più libero di quanto forse lo fosse nella vita, più libero di quanto le sue commedie non vogliano illustrare, ma per noi attori che siamo dentro questo gioco è un gioco matto, è un gioco libero, è un gioco sbarazzino. Se io non prendo sul serio la filosofia, cioè che non mi metto a filosofeggiare, se non prendo sul serio quei drammetti a quattro soldi, no, di cui vivono i personaggi, il dialogo è un tributo alla festa del teatro, del gioco del teatro. È un autore divertente, e se lo dico io vi potete fidare, perché lo trovavo il più noioso di tutti gli scrittori del teatro dell'universo. E in realtà basta scoprire che la filosofia non è un mettere in mostra la propria intelligenza, ma i personaggi filosofici di Pirandello, Baldovino è uno che abbiamo conosciuto un paio di anni fa proprio su questo palcoscenico, o il padre o altri, si proteggono dalla vita dicendo delle massime filosofiche per cercare di organizzarla, ma la loro azione è quella di entrare in contatto in qualche modo con la vita, tattile, sensuale, energetico. La vita sono sempre gli altri, il mondo degli altri, i problemi degli altri, e io attraverso la filosofia faccio qualche passo nel mondo e dico qualcosa e poi mi ritraggo, ma non sono qui per fare il filosofo, cioè i personaggi non sono lì per dire chissà che, si stanno proteggendo dal contatto con l'essere vivi nel mondo in quel momento, approfittando di una leva filosofica che è quella di Pirandello. Ma non va preso sul serio, è un autore che va preso con grande leggerezza, pop,
guai a prenderlo sul serio, basta, ci hanno rotto le palle con quelle messe in scena così sul piedistallo, no? Un grande autore, un grande poeta, è un grande autore, è un grande poeta se abbatte i piedistalli su cui si ergono le opere letterarie, i personaggi, il loro dire, il loro... No, li abbatte, portali giù. Altrimenti se io li porto su, penso che sto dicendo chissà che cosa, che sta succedendo chissà che cosa, lo sto fraintendendo e già aveva fatto una brutta vita quell'uomo, era una vita pesante, faticosa, tutto quanto, non merita una tradizione che lo consegni, no, nel carcere del teatro noioso. Non lo è. Dell'obiettivo, non so se qualcuno abbia già visto, abbia avuto modo ieri alla prima di che no? Allora, meglio non abbiamo contraddittorio. Vabbè, allora niente, non so se comunque nel pubblico c'è qualche domanda che qualcuno vuole fare. Sono soddisfatti dalle tue. Allora, passerei la parola, mi piacerebbe sentire anche i giovanissimi attori che compaiono all'interno dei sei personaggi, che sono allievi della scuola per attori del teatro stabile di Torino, e anche per appunto capire con loro quale spazio ha questa compagnia di attori che rispetto anche alla versione vulgata pirandelliana è una compagnia molto meno insomma ingessata, molto meno polverosa. Lascio anche questo microfono qua. Scusami, quale spazio abbiamo? Quale spazio hanno? Oggi non so, faccio delle domande che probabilmente sono più no, prendiamo tempo. Prendiamo tempo. Per pensarci. Magari non ci sono risposte. No, vabbè, ci sono sempre delle risposte, basta trovarle. Però il problema è trovarle. No, ma allora, diciamo, per noi è stato... E ogni sera un po' la sfida è il gioco, è entrare in scena e capire che sta accadendo una magia, no? Siamo tutti giovani, stiamo studiando, quindi già di per sé avere l'occasione di andare sul palcoscenico, eccetera, è già magico. In più rappresentiamo dei personaggi, attori che incontrano altri personaggi e insieme creano una magia. Quindi... diciamo che lo spazio è uno spazio secondo me energetico, è uno spazio in cui siamo tutti quanti in costante ascolto, che definirei febbrile, che definirei teso, attivo, di capire che cosa sta succedendo, poi appunto ci cambiamo i ruoli, le posizioni nello spazio non ce le abbiamo fisse, quindi ogni sera è un po' diverso, io per gioco per esempio, per parlare di me, cosa che non amo fare, però ogni sera cerco di trovarmi in momenti diversi dello spettacolo in posizioni diverse e dico ok, guarda che figa sta scena, l'ho vista da quest'altra prospettiva, ieri l'ho vista dall'altra prospettiva, e quindi così si crea secondo me una rete proprio energetica, mentale, di attenzione, che è sempre vita, e la sfida sarà in questa lunga serie di repliche che ci aspetta continuare a mantenere vivo questo spazio, perché fin tanto che questo avviene il gioco è fatto, cioè come sempre nel teatro deve accadere e non si deve riproporre, perché nel momento in cui si ripropone perde, allora vince il cinema, mentre il DVD è sempre uguale quello, no? Fine. Se qualcun altro vuole dire qualcosa? Una cosa, la sfida più bella è che noi diciamo il nostro compito è quello di giocare alla realtà, ed è un momento, un passaggio dello spettacolo, il padre dice per voi questo è un gioco, e la risposta, la nostra risposta è noi signori giochiamo sul serio, giochiamo alla realtà, e noi siamo un po' nel testo i portavoci di questa realtà che dovrebbe essere quello che viviamo, alla fine noi viviamo in una scuola, siamo una classe e viviamo tutti i giorni questa atmosfera, viviamo tutti i giorni le frustrazioni, viviamo il mondo con gli insegnanti, con i registi, e ci troviamo in queste situazioni, anche il blocco creativo personale,
però la sfida si risponde sempre con l'ascolto, ed è sempre, per tornare al discorso iniziale, cioè si risolve soltanto ascoltando, cioè stando, accettando fino in fondo quelli che sono i personaggi. E quindi la sfida di ogni sera è ascoltare fino in fondo questa storia e crederci, e credergli. Mi ricollego a quello che diceva Nicolò e anche a quello che diceva Valerio rispetto al, diciamo, all'eliminare tutta la questione iperfilosofica, iper di logos, no? Di parola, per arrivare a un succo. Il nostro compito sì è stare in ascolto, il nostro compito però anche, soprattutto secondo me e soprattutto in questa regia di Valerio, l'incontro con i sei personaggi, l'incontro non per il fine di poter parlare, di poter lasciare parlare questi personaggi, ma un incontro per l'incontro stesso, fine a se stesso, un incontro che nasce sul palco tra persone e personaggi che dialogano l'un l'altro, ma che hanno la possibilità di vedersi, di ascoltarsi. Magari in altre forme di questo stesso spettacolo l'incontro è funzionale alla parola dei personaggi. Qua è interessante come alla fine di tutto persone e personaggi si ritrovino a camminare verso un punto comune. E oggi secondo me l'incontro per l'incontro e non per fare filosofia è importante, molto importante. E io vedo questo, quindi niente. No, mi volevo collegare, perché dico una banalità, probabilmente fuori di metafora. Questo bisogno di narrarci non riguarda solo i personaggi, naturalmente, riguarda tutti noi in quest'epoca in particolare, attraverso anche i social. Adesso non entro in un campo che conosco poco, ma è chiaro che tutti noi abbiamo bisogno di narrarci. Per me, quando diciamo il nodo centrale che arriva proprio verso la fine, quando il padre si confronta con il capocomico chiedendo il male chi è, e io rispondo: io sono io. E lui dice: ma lei è lo stesso di 5 anni fa? E lui dice: no. E sarà lo stesso fra 5 anni? E no. Dice: allora non mi sembra, manca il terreno sotto i piedi, proprio questo, a sapere che quella che state vivendo è qualcosa che, come ieri, sarà un'illusione domani. Cioè questo è modernissimo, questo è, non, cioè, è attualissimo, ma non è per trovare l'attualità dei testi, che è una banalità, ripeto, l'ho premesso, è un'ovvietà. Però guardate che è un'ovvietà che viverla sul palco e proporla alle persone ci può far riflettere a quanto siamo legati noi stessi a un copione, a questa coazione a ripetere sempre gli stessi sbagli, o gli occhi suoi, le stesse scelte sbagliate, oppure no, le varie problematiche che nella vita si possono presentare, dalle tragedie, quella da cui parte, poi in realtà è una tragedia di una madre che perde due figli, forse questo poi è il nucleo centrale, a prescindere da quasi sfiorare un cesto, perché poi non è la vera figlia, ma la figliastra, hanno la madre in comune. Però c'è questo tema di persone così prese dalla loro vita che lasciano morire due bambini piccoli senza occuparsi di loro. Ora, questa è una delle tante storie tragiche. Un giorno Valerio mi ha dato un'immagine che vorrei ripetervi perché è sconvolgente. Mi chiedeva di essere cinico come fanno i registi, ma empatico. Io dicevo: ma come cazzo? Cioè non riuscivo proprio a capire. E a un certo punto mi ha risposto: è come un fotografo che dice fucillatevi un po' più in là perché c'ho il sole in faccia. Cioè, nel senso che il fotografo si accorge che sta per fare uno scatto importante per l'arte, perché rimanga testimonianza di un'atrocità, no?
ma lo deve fare in quel modo. Quindi c'è sia empatia, adesso siamo appena partiti chiaramente nel nostro viaggio, però comincia a essere emotivamente coinvolgente. Penso che questo arrivi giù, è molto interessante secondo me da provare a riflettere su questo, quanto noi siamo convinti di noi stessi, che io sono questo, decido che sono così e poi la vita invece ci porta a delle sorprese inaudite. Ecco, tutto. Ecco, rispetto invece ai due bambini, ci deve lasciare per una sessione troppo abbastanza lunga, quindi ringraziamo. Rispetto ai due bambini che introduceva Yuri, che sono appunto scritti a pena leggera, un elemento interessante, penso a questo punto poter svelare perché mi è stato dato la possibilità, libertà, la facoltà, perché sono così recalcitranti, cioè si sottraggono al voler entrare nella parte dei due bambini quando vengono scelti, selezionati? Ma questo non svegliamo invece, perché dobbiamo svegliare? No, non svegliamo. Senza due minuti si ricordano. No, vabbè. Allora non diciamo, non è interessante, la domanda è interessante. No, però non svegliamo. No, ma Valeria il padre... Si è creato un dramma. Martina è una delle due figlie, Martina... Che è quella che è l'unica che calci tra le. Sì, l'altra non vede l'ora. Una non vede l'ora, quell'altra è... Martina Montini. Sì. Ha paura. Sì. Siamo un attimo. Spieghiamo proprio da... Martina Montini. Che cosa succede? Succede che la figliastra chiede di mostrare ai ragazzi e al capocomico la scena, visto che non riusciamo a capire che cosa ci vogliono dire, e quindi chiede fra gli attori della compagnia, chiede di prendere due ragazzi per far vedere, e quindi prima chiede a una ragazza, la mia compagna, che è felicissima di interpretare questo ruolo, e poi arriva da me e io non voglio. E delle volte forse mi capita di rimanere innamorata di dei personaggi, delle persone che vedo e che anche per strada, però a un certo punto mi creo uno scudo per non entrarci, forse. Sì. Perché, ecco, sì. Grazie. Nel senso che non ci sono i due personaggi dei figli. I personaggi che arrivano sono i quattro personaggi. Quindi i due personaggi dei figli... Ragazzi, capisci niente sta storia. È impossibile capirci niente, ma neanche quando vedrete lo spettacolo, uguale. Cioè, è così, che noi ci continuiamo a cercare di spiegare che cosa sta succedendo, a loro continuiamo a dire, non stiamo capendo niente, signore. E poi si chiama a spiegare, alla fine piano piano si capirà, però adesso, per come lo stiamo spiegando, sembra una replica dello spettacolo, cioè che dice, ma questo che fa? Abbiamo aggiunto anche delle battute, loro dicono, signore, ma di che state parlando? È così, ma Pirandello si divertiva molto in questo, a fare un casino. E comunque vorrei che vi rimanesse ben impresso che volete, che lo poteste anche seminare tra i vostri amici, che veramente è uno spettacolo, come diceva Valerio, in cui si può ridere e si ride, e la mia madre, per fortuna, la nostra, perché poi il personaggio non è il tuo, la nostra madre fa ridere. Ne ho avuto conferma in questa replica aperta al pubblico durante il debutto, poi ad amici che me l'hanno detto, e sono molto fiera del fatto che siamo riusciti non solo a mandare, ma proprio a far sorridere anche tutta la parte iniziale dei ragazzi. E la parola che ha usato uno di loro, Francesco,
energia, è uno scambio energetico tra di noi e il pubblico, e credo che questa cosa anche sia molto importante, visto che l'ha tirata fuori lui. Grazie. Allora, nella speranza di avervi confuso abbastanza, io vi ringrazio tutta la compagnia di essere stata con noi questa sera, ringrazio voi, mi avete di ricordarvi fino al 7 maggio al Teatro Carignano, e trovate anche il quaderno di sala sopra la libreria itinerante appunto nel foyer. Grazie a tutti e andate a vedere se persona c'è l'autore. Grazie.